istruzioni più specifiche per la respirazione. Semplici istruzioni di esercizi di respirazione e di deglutizione, a completamento di quelli generali, sono da farsi durante i primi mesi del trattamento con l'apparecchio. Esistono più varianti degli esercizi di respirazione. Il dentista potrà scegliere quello che ritiene migliore per il suo paziente. Primo esercizio di respirazione. Mettere in bocca l'apparecchio IF. In piedi con la schiena contro il muro. Ispirare l'aria dal naso per 10 secondi. Il torace e l'addome devono gonfiarsi simultaneamente, come si fa per gonfiare un palloncino. Espirate buttando tutta l'aria fuori. Ripetere almeno 10 volte. Secondo esercizio di respirazione. Esercizi di stretching possono ugualmente aiutare ad una buona respirazione. Mettere la schiena contro il muro, con i piedi ben appoggiati al pavimento. Mettere le mani davanti al petto, con le punte delle dita che si toccano e i palmi rivolti verso il basso. Ora sollevare le braccia sopra la testa e respirare con il naso. Espirare con il naso facendo ridiscendere le braccia. Ripetere almeno 10 volte. Terzo esercizio di respirazione. In piedi con la schiena contro il muro, ispirare con la narice sinistra, poi espirare con la narice destra, ispirare di nuovo con la narice destra ed espirare con la sinistra. Ripetere almeno 5 volte. La respirazione per via nasale dà al vostro bambino un sonno migliore, grazie all'aumentata e più rapida ossigenazione del cervello, minore sudorazione, minor russamento e meno incubi notturni.